Questo programma è presentato da conta e dell'ultima a morire e mani e buci se tu sempre chiamari in tutti i parti e mi sento tirari non saggio se ben bene e non saggio se ben mali questo strano mistero da vita spiegari sogno un'idea che cammina tanto tempo che spande luci, bellezze e rimpianto quando tu mi abbandoni e te ne vai fuggendo e dato lontananza mi vieni cercando da un pozzo di ricordi che non avevi mai fondo un pozzo di ricordi che non davi mai fondo. Sogno una creatura che dorme dentro te, che vita tua infanzia piano piano che crescia. Quando tutti i sogni sembravano veri, come farfalle leggeri, leggeri. Ora sogno una femmina che ha pace d'invita, che fugli di mani in cerca da vita e sogno una vecchia che è stanca da guerra e sogno tua mamma e ho sognato terra. Al nostro appuntueto, insomma il solito consueto, il nostro appuntamento col 60 News ed è un onore per me introdurre l'ospite proprio di oggi, è lui un talentuoso cantautore, produttore musicale che incarna l'anima vibrante della musica italiana, lui è Antonio Criaco, originaria della splendida della Calabria, calabrese, sì. Ciao Antonio, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie.
meraviglioso. Nel frattempo dovete sapere, cari amici, che noi, mentre noi stiamo guardando, giusto, mi stava raccontando un pochettino, infatti quella meravigliosa nonnina è proprio la sua mamma, poi sì, insomma c'è la collaborazione della figlia di Stefano Priolo, sì, una meravigliosa ballerina che insomma hanno chiamato da Roma. Mi stavi Anna raccontando Scurucchi. Un po', come si chiama? Anna Scurucchi. Anna Scurucchi, che l'ha diretta il maestro Natale Nocera. Ah, bene, sì, che fa parte della sua scuola. Bene. Ed è questa è una ragazza che sta andando forte, è stata chiamata anche a Roma, ha fatto delle puntate, per cui mi sono avvalso, diciamo, dell'eccellenza. Diciamo del lasso di manica, insomma, esatto. Anche perché comunque tu, Antonio, non sei di meno. So che comunque hai una passione viscerale per la musica che riflette davvero ogni nota che componi, che scrivi e che soprattutto interpreti. Praticamente tre in uno, sei un multitasking, ma un po' siamo tutti multiforme. È vero. Abbiamo tanti aspetti, diciamo. È vero. Allora, io volevo in primis sapere che impatto hai avuto con il panorama artistico, perché tu, Antonio, sei dappertutto, ma soprattutto hai un grande curriculum dietro, alle spalle. Non pensavo, cioè non credo. Io ho suonato sempre quasi dietro le quinte, diciamo. Per cui io suono, scrivo per puro piacere, diciamo, non tanto per apparire. Quindi praticamente cosa si prova a essere protagonisti? Perché tu oggi ti sei messo in prima fila, perché comunque, come tu mi hai detto, io compongo, scrivo, sono sempre dietro le quinte. Ma cosa ti ha spinto per essere protagonista? Cioè, sì, è vero, cioè a me è sempre piaciuto. Perché è un modo di essere, non è tanto una passione, tanto per passare il tempo, cioè io anche quando cammino, o anche quando dormo e mi sveglio, mi vengono delle arriate, delle cose. Che arriate significa quelle improvvisazioni, sì, così, sì, inaspettate? Sì. E in quel caso cosa fai, Antonio? Come prendi, capti, scrivi, memorizzi, a volte scrivo, focalizzi? A volte scrivo sui pezzi di carta che mi trovo così, a volte me le dimentico e poi mi rammarico. A volte, se ho il tempo, li registro subito, così una cosa lampa. Ma perché è una cosa che viene tipo fulminea, no? Cioè, nel senso, sì, una cosa immediata. È una cosa che è maturata, cioè, voglio dire, io anche da ragazzino facevo delle cose così, però molto sbarazzine. Però poi col tempo un affinato, cioè ascoltando. E quindi è dilagata questa cosa. Assolutamente. E io, come ti dicevo, un mio piccolo studio personale, e lì mi ritrovo. Ti rifugi? No, mi rifugo, cioè mi chiama lui il posto. Ah, ecco, proprio, è proprio, dice vieni Antonio, sì, vieni, sì, quella cucina, no, a parte gli scherzi. E poi frequentando, cioè, sono molto amico con Stefano Priolo, lui è da anni, sì, è da anni, non da ieri, che mi spinge, ma tu hai tutte queste canzoni, ma perché non le tiri fuori? E io gli dicevo, ma guarda, io nel momento che li costruisco sto bene, poi una volta finiti li ascolto ogni tanto, e per me finisce lì, no? Lui mi ha insistito. Giustamente, Stefano, avendo giustamente, sì, un grande, sì, bagaglio professionale, sì, esatto, dice, è peccato. Allora, confidenzialmente, amici, dovete sapere che proprio Antonio mi parlava, dice, sai, ho una trentina di canzoni, come se lui mi sta dicendo, sai, ho comprato un chilo di pane oggi, cioè, nel più, senso, pure più. Più. Sì, e come nascono? E soprattutto volevo sapere se le tue canzoni spesso e volentieri siano un po' descrittive, oppure un qualcosa che comunque... Come io devo, io per scrivere una canzone ho bisogno di un input. Cioè, devo avere un input, perché mettermi lì a costruire delle frasi non ce la faccio. Devo avere un input e un'idea. Ma questo input qualcosa nasce nella quotidianità delle cose che tu, sì, fai? Sì, sì, sì. Però viene così, cioè... Spontaneo. Sì, sì, cioè, ti prende questo input quando tu meno te l'aspetti e non sai... E invece l'idea? L'idea, cioè l'input ti arriva in base
ha un'idea di un soggetto, può essere una persona, può essere una situazione, può essere certo. qualsiasi cosa, diciamo, no? E, ma anche a volte uno sguardo. È vero. O una cosa così sfuggente che magari in quel momento tu la capti, cioè a me mi succede almeno così, poi lì si deposita nell'anima, si deposita all'interno e poi esce fuori a tua insaputa, e quando esce fuori è tramite questo input, ecco, che dicevo prima. Che ha il richiamo praticamente. Sì. Poi ognuno ha il suo modo di comporre. Noi l'audio che abbiamo visto oggi è l'ultimo dei tuoi ultimi singoli, chiamato appunto Eu Sugno. E consentimelo, si percepisce uno stile unico, sembrava mancare un po' nel panorama musicale. Cosa ti ha ispirato a creare questa particolarità, questa particolare sonorità? Non lo so, cioè, certe volte escono le cose a tua insaputa, cioè non ti poni il problema di assomigliare a quello o di fare quello stile, almeno a me succede così. Cioè, a me succede che mi viene così e faccio così, non mi pongo se è attuale o commerciale o non commerciale. Quello che è importante è che esca da me nel modo più autentico possibile. Bravo, sì, questo è vero. E poi, per esempio, io ho sentito il bisogno di scrivere questa canzone da un po' di tempo fa, perché ho sentito il bisogno di ognuno si mette in mostra, io faccio questo, io faccio quest'altro, cioè l'essere umano che è per natura un po' così, però è come se la terra fosse relegata, come se un de già, come si dice, ce l'abbiamo e quindi è inutile parlare di lei. Invece in questo io ho voluto cercare di, a modo mio, di far parlare la terra. Cioè che sembra l'ultima ascoltata, perché visto, è vero, visto tutto quello che c'è, tutto che succede, guerra, eccetera, che il mondo cattivo. E allora è come se la terra rivendica il suo ruolo di madre natura. E dice: io sono questo, quest'altro. Non te lo dimenticare nelle tue banalità quotidiane. Ma questo è un grande messaggio che tu dai, però, Antonio. Perché nel tuo piccolo, come hai detto tu, hai voluto far vedere emergere una cosa grande, che è quella della terra, che noi diamo tutto e troppo per scontato. Esatto. Vuoi per la che siamo veramente frenetici, vuoi queste cose che stanno capitando. Sì, è vero, sì, è proprio così. E allora è stata un'esigenza quasi, cioè non è che tu, no, è stata proprio un'esigenza. Ne sentiva proprio il tuo... E poi le parole venivano da sole. Cioè avevo un'immagine, un qualcosa, eccetera, ma la cosa che più mi ha colpito è tutte queste guerre che succedono, ecco. E che annichiliscono l'uomo. Bravissimo. Cioè il concetto di vita, come si dice. È vero, è vero, è vero. Io ho sentito dire, perché io comunque mi sono informata in giro, sappio Antonio, ti vogliono tutti bene, però la maggior parte ti definiscono ermetico. Perché credi che questa percezione sia così diffusa, secondo te? Nel senso che tutti ti dicono, ma Antonio è ermetico, che significa chiuso in se stesso? Così mi è stato riferito, sai? Ma non lo so, cioè, io penso che questo ultimo lavoro, Eu Sugno, le parole siano abbastanza chiare. Poi è chiaro che nell'interpretare una determinata situazione, ognuno ha il suo modo di esprimere. Può darsi che io usi qualche parola un po' oscura, che però per me non è oscura, diciamo, no? Però non è stato tipo anzi offensivo, però sei ermetico, nel senso che comunque sì, l'ho presa come una persona tipo molto decisa in quello che dice, in quello che fa e porta avanti. Ma ermetico per me, nel senso che non senti le vocine di destra e sinistra, cerco sempre di mettere un certo rigore nello scrivere. Bravo. E quindi questo rigore ti porta a usare un linguaggio che a molti lo capiscono, altri non lo so, cioè non è una mia... io non mi domando queste cose di costruire, appunto, per essere chiaro. Bravo. Cioè un sentimento, per come lo percepisci, una sensazione, così è la maniera più autentica, secondo me. Poi ognuno ha il suo modo di interpretare le cose, di scrivere. Posso farti un'osservazione? Io ho visto la grande nonnina, no? La grande mamma di Antonio. Posso sapere
La grande soddisfazione, perché sicuramente sarà soddisfatto poi vedere il protagonista e il proprio figlio, no? Cosa ti ha detto? Figlio, sì, bravissimo, cosa ti ha detto? Ma come tutte le donne della sua età, in maniera naturale, sì, in maniera naturale e quasi quasi con un filo di gioiosità, perché partecipa a una situazione che non... Inusuale. Inusuale, però sempre nella maniera più naturale possibile. E questa è stata una gioia per me. Immagino. Quindi... E poi cercavo proprio un personaggio della sua età, no. E mi sono detto, meglio di mia madre non c'è nessuno. È vero, ma senti, te la sei catapultata con te, come sì, è andata? Sì, perché comunque sì. Per fare che un video così finito c'è tanto lavoro. Sì, che poi lei è molto restia a uscire a una certa età, 92 anni. Hai visto, una bella età. E quindi, però in questa situazione si è data. Come si chiama la tua mamma? Caterina. Nonna Caterina, vi mando un bacio, veramente eccellente veramente. Grazie. Hai mai preso, caro Antonio, una decisione, non lo so, che abbia significativamente preso il tuo percorso artistico? Nel senso, sei stato decisivo in qualche cosa e soprattutto, se sì, qual è stata e come ha cambiato le cose per te? Sei mai preso qualche decisione? Cioè... Ho detto, sei mai preso qualche decisione tu in questo campo artistico? Per fare qualcosa? È ovvio, sì, che qualcosa che alla fine hai detto sì e hai cambiato un pochettino le cose per te, nelle sue egoisticamente. No. Non è mai successo? No, perché... Sai che questo campo alla fine... Lo sai meglio di me, no? Mm. Un po', non c'è competizione, però alla fine devi fare delle scelte. Mm. Allora io pensavo, se le hai fatte, se sì, quanto abbia inciso, no? Nella tua carriera. No, io sono stato sempre un randaggio della musica, cioè ho scritto sempre quello che mi pareva, non mi sono mai posto di, come si dice, di andare oltre, di promuovermi, e a destra e a sinistra. Mi è successo una volta che c'è stata una situazione. Vedi che c'è, scavando c'è qualcosa. Andando a ritroso, però, sì? Ero ragazzino e mi avevano chiamato per fare, non mi ricordo se era, ma avevo 16-17 anni più o meno, sì. Mi avevano chiamato per fare, c'era un concerto dei Pooh, sì, mi pare a Vibo Valentia, e il produttore di questo concerto era un italo canadese che aveva origine di qua e cercava dei ragazzi per fare il servizio d'ordine, queste cose qui. E poi c'era un nostro amico che era mezzo parente di questo produttore e ci ha chiamati, così siamo andati, ci hanno dato dei pass e tutto così, però per me era un gioco, ha presente i bambini quando vedono sì, un gioco? Io 17 anni più o meno avevo, per me era un gioco, poi sono entrato nei camerini dei Pooh, che all'epoca i Pooh erano all'avanguardia. Erano molto all'avanguardia, sì, sì, è vero. E quindi parlavo, cioè così come mi veniva spontaneo, senza nessuna impostazione. Poi la sera questo produttore ha voluto festeggiare, la sera è andata bene, stadio pieno, al campo sportivo, mi pare. Sì, al campo sportivo. E poi ci siamo messi lì a suonare, a cantare, così io avevo una chitarra e mi sono messo a cantare, a fare qualche canzoncina mia, diciamo, così. Giusto, perdita, sì. E questo qui è rimasto attratto molto favorevolmente. Ecco. E poi mi ha voluto conoscere meglio, eravamo lì, gli intimi, cioè certo. C'era lui, tutto lo staff, gli artisti, no, gli artisti erano andati via. E mi fa, ma tu dove abiti? Giustamente no? Ha voluto un attimino sì, sapere, sei di Africa, abiti ad Africa. E io a settembre, questo era a luglio, a luglio o ad agosto? A luglio. E io a settembre dovevo andare a Torino per questioni di studio, di lavoro, eccetera, così. E gli ho detto no, io sto qui, però adesso a settembre devo andare a Torino per studio, eccetera. Ah, mi fa lui, guarda, io
Alla fine di settembre sono a Milano, mi ricordo ancora queste parole, e per questioni di lavoro, ti do il mio numero di telefono, tu mi telefoni, tu vieni e io ti presenterò a delle persone del settore. Madonna, che botta! Una botta, cioè... Ma una botta di sedere di quello per non dire altro, cioè veramente... Anzi, mi diceva, perché poi mi ha fatto suonare, ha voluto sapere quello certo, che faceva, certo, eccetera, così. Informato. Mi fa, tu hai delle possibilità. E voleva mettermi sotto l'ala di Alberto Radius, che all'epoca Alberto Radius era il leader della Formula 3. Sì. Aveva composto. Che anni che stiamo parlando qui su per giù, Antonio? Giusto da farle. 76 più. Io per esempio non li posso ricordare, per esempio io sono del 79, ancora non nasce, eri nata. Quindi non. Nel però 76, per sentito dire non mi è nuova, come. No, questo qui appunto. Ha suonato nei dischi di Battisti, ha fatto arrangiamenti, era uno famoso a quell'epoca. E lui mi ha detto, mi ricordo che mi diceva. Io ti metto sotto la sua ala tu puoi crescere e ti inserisci nel circuito musicale alto di Milano. E tu in quel contesto lì, Antonio, volavi in alto già? No. Io prendevo le cose come quando tu dici una cosa a un bambino. Ecco. Cioè ti ascolta così in quel momento lì. È entusiasta quando dice una bella cosa. Certo, sì. Certo. È più o meno su quella falsariga. Ok. E poi gli ho detto sì, mandate il numero, eccetera, tutti i miei amici. Certo. Sì, così. Però non c'avevo la mentalità. Ero troppo giovane ed ero troppo così... Casareccio. Eri pischellino, eri pischellino nel senso ragazzino ancora non maturo, ma nello esatto. Stesso tempo eri legato alle tue radici. No, ma non era una questione di radici. Lì c'era una cosa da fare nuova, ecco. Completamente nuova, più grossa e di cos'è me. E quella che ti ha bloccato un po'? La paura. La paura. La paura di misurarmi, cioè io per la prima volta andavo a Torino, figurati che poi da Torino dovevo andare a Milano e in questo contesto con questi personaggi così, certo. Che io avevo sentito solo per la radio o per la televisione, certo. Sì, cioè voglio dire, è stato troppo, cioè avrei avuto bisogno di uno che si occupasse di me. È vero, sì. E invece io dovevo già partire. Ed è stata un'occasione persa, quella forse, non lo so, però... un rammarico quello che hai, che ti porterà un rammarico perché questo qua... Sì, è un rammarico, ma non tanto perché non ero tanto presente, cioè non capivo quello che mi succedeva. Però Antonio, scusami, ad oggi con la maturità che hai... Beh, sarebbe diverso. Come la vedessi? Non lo so, si dice che una volta passa il treno, no? Esatto, sì. Ecco, se dovesse ripassare... In questo in caso come lo prenderebbe Antonio? Lo prenderebbe a volo? No, non lo so. Cioè, ancora c'hai? Dipende lo so. Dalle condizioni, dipende con chi avrei dovuto a che fare. Perché è chiaro che adesso hai una personalità molto più sviluppata dell'epoca. Certo. Per cui... Hai anche un bagaglio diverso, no? Sostanzialmente ma di è conoscenza. Normale, ma questo per tutti. È normale. Anche di diverso, cioè... Penso di essere migliorato nel campo musicale. Ma è tutto, ma sempre, tutti sì, e tutte, sì. Ognuno di noi nel nostro campo si cerca. Come è successo un'altra episodio. Hai visto che noi rovistando, che non ti ricordavi, hai visto? Mi è successo un'altra volta in Francia, però ero più grande. Ecco, è lì, quindi è il secondo treno che passò. Sì, sì, ma lì non ho voluto io, per una questione anche di... c'erano delle situazioni belle a Parigi, che mi avevano invitato, avevano visto così, c'era una situazione, avevo conosciuto dei ragazzi, un bel gruppo che suonava in cantina. E che cos'è però... che ti ha bloccato, Antonio? Niente, io andavo lì ogni tanto, quando andavo suonavamo, provavamo, sì? Facevo delle cose che non avevo mai fatto nel genere musicale, lì ho incominciato a fare blues, jazz, quelle cose lì, okay, e questi suonavano questo tipo di genere, sì? Diciamo, no? E poi loro mi dicevano, ma tu... Si potrebbe portare un bel bagaglio, che ne so, di canzoni napoletane e noi conosciamo un sacco di grossi locali, così ci possiamo promuovere, tu ci fai le traduzioni, queste cose qui, ci dai le dritte. Sì, certo.
Ah sì. Però io avevo una ragazzina. Ecco, quindi... eri un po' più sbizzarra e più sbalazzino. Sì. E poi non, tornando, non, poi mi ha preso la nostalgia dell'Italia, perché io lì ero per. Non è che ero andato per lavoro, ero così. Eri andato giusto così per staccare un po' la presa, dai, la spina, esatto, e accogliere, insomma, i momenti belli che la giovinezza dà. Sono andato dopo 7 anni, sì. Dopo 7-8 anni, sono andato a trovare questi ragazzi. Dalla cantina erano finite, avevano una casa a 3 piani, una sala di studio gigantesca, e le persone facevano la fila per poter registrare. Madonna, addirittura. Quando io sono entrato, già si sono ricordate così. Insomma, avete fatto un po' una carrambata, mettiamola così. E poi c'era anche la sala bar, mi ricordo. E c'era la ragazza, tu che quella gente che cosa fa lì nel cortile? No, è una pausa di lavoro. E tutta sta gente aspetta per registrare. Era diventato uno dei più grossi studi di registrazione di Parigi. Madonna mia. Ascolta, ad oggi Antonio, in che rapporti è? Avete modo di... No. I rapporti si sono... Sì, perché poi io non... Per un po' di anni ho coltivato, anche perché avevo... questi ragazzi qua, io avevo la ragazzina che era la sorella di questi ragazzi qua, che poi tra l'altro la sorella mi ha portato una volta a casa di sua sorella. Insomma, abbiamo riaffiorato un pochettino i vecchi ricordi, e una bella ricordi, spolverata che ogni tanto ci sta e fa bene al cuore, queste cose, ricordi. Sì. C'era molta incoscienza. È vero, tanta incoscienza. Però a volte l'incoscienza ti porta a vivere delle cose che altrimenti non vivresti. Straordinarie, esatto, vero? Sì. Io però devi sapere che non è finita qui, perché mio caro Antonio, devi sapere che guardando sul web ho trovato veramente dell'altro. Probabilmente, io sì, dalla faccia che tu mi vedi ti vedo un pochettino sorpreso. Insomma, ti ricordi qualcosa di Ucelo? Insomma, Ucelo è una poesia tua, sai qualche cosina, ti do qualche input. Ucelo, Ucelo. No, non è una poesia. È una poesia, ma è tua? No, non è tua. È una poesia scritta dal nostro poeta, che io chiamo il nostro poeta numero uno di Africa. Wow, raccontaci un attimino. Per alcune cose, diciamo, di Pasquale Favazzulli, che adesso purtroppo non c'è più. Sì. E ho trovato che questo poeta qua ha un modo di scrivere schietto, diretto, senza fronzoli, però che ti colpisce. Una maniera semplice, a volte la semplicità è la miglior cosa. È la miglior cosa. È vero. E ho trovato questa poesia che mi è piaciuta particolarmente. Sì. E così, dopo che è morto, mi sono detto: devo fare qualcosa. E così mi è venuta una musica dietro questo testo qua. Sì. E così abbiamo fatto anche un video. Ne so qualche cosino, infatti ti fermo qui, proprio perché voglio farlo lanciare e soprattutto fargli questo piccolo regalo a te e alla mia gente a casa. Prego regia, Ucelo. No, se può. Marito e moglie dormivano a casa, figliolo magari dormiamo già in. Io avevo una capra, per guardare quella capra non sono andato maschio. Ucelo non si catta e non si vindi, o giusto storto ognuno lo pretendi, non è chiumara chi inciana e chi scindi, ma è stinno livello chi non pendi. Casi con sordi si poti accattare, tu facciano vidiri, e non si tratta di roba ai puticari, chi ha credenza si può indaviri,
c'hanno de fatto. Ormai tutto è vestuto a lutto, pure sta carta chi capina un braccio. E chi l'amore a noi abbandonato, di la malvagità si rincresceu. E fu come un arcello che volau, e ad altro luogo un nido costruiu. E si volimo indi ripigliamo, o cielo da vivo indi rivolgimo, canta sto mondo a undi camminamo, dindiamo curtemo e cuprimo, curtemo e cuprimo. E qui Antonio c'è tanto da parlare, è meraviglioso, praticamente tu hai regalato, questa è una poesia, però tu soprattutto hai composto l'audio in memoria sua. Sì. Hai chiesto infatti il grande artista, insomma eravate due in Ucello con Stefano Priolo. Sì, 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 sì. Cioè io mi sono detto che la canzone a due era meglio che se l'avesse cantata da solo, e pochi meglio di lui, e poi lui meritava questo poeta. Tu pensa che era analfabeta? Lui? Semianalfabeta. Però nonostante ciò dietro le quinte mi ha detto che lui ha fatto un concorso molto importante, che sì, c'erano grandi artisti, sì, sì, grandi sì, poeti, sì, docenti, sì, addirittura anche professori universitari, sì, sì, e sì, vinse sì, il primo posto il nonostante primo posto. Lui fosse semianalfabeta. Lui quando era un computer aveva al posto della mente. Madonna. E pensa che quando lui doveva scrivere qualcosa lo registrava e poi subito chiamava qualcuno che gli scrivesse le parole. Ma vedi un po', praticamente memorizzava tutto nella mente nonostante tu fosse... E ha scritto tante poesie. Stupendo. Non una. Senti, cosa ti ha dato soprattutto? Perché vedo che sei agli occhi luccicosi, perché so che è anche un tuo compaesano. Sì, sì. Cosa sì ti ha regalato? Perché comunque lui ha regalato la storia. Poi tra l'altro mentre parlavano abbiamo visto delle foto storiche del marito con la moglie, moglie accompagna sì, belli. Ho chiesto il permesso naturalmente. Vabbè, certo, di poterle ovvio pubblicare. Se no certo non si potevano vedere. Certo. Sì, sì, sì. E cosa? No, niente, cioè io sono attratto dalle persone che, quelle autentiche, cioè che non guardano niente, cioè sono quello che sono. Sono bianche, così è vere, esatto, genuine. Cioè, in un mondo in cui oggi tutto si trasforma, tutto... è tutto radioattivo, non io lo è chiamo quello così che appare, ecco. È vero. E quindi poi sono stato attratto dal testo e la cosa mi è venuta spontanea. Ecco. È tutto bello. Ascolta, invece la partecipazione con Stefano, il grande artista Stefano Priolo, è stato lui o tu hai cercato lui? Come? No, io ho cercato lui. Tu hai cercato lui. Ma siccome lui... Ma tu devi sapere che oggi noi ci siamo sentiti al telefono, proprio mi decantava di te, perché io ti ascolta, ma cioè, mi spiace che non ci sono, ma guarda, fidati, è un grande compositore, un grande... meraviglioso, è bello però sentirselo dire da una persona che comunque fa lo stesso tuo, cioè non è che è lo mio stesso, cioè lui fa il suo percorso, io sì, però so, voglio dire, lo so, però portate la musica, vabbè, portate la musica non ha confini, vero, né tantomeno non ha età. Questo è vero, però siete un'ingenuità, un volere bene veramente, ma un sì, tuo sì è un po' paterno, sono sincero. Ho qualche annetto in più, più di uno. È un paterno. Ascolta, vogliamo parlare invece di chi è, volevo sapere un po' chi è Pietro Criaco, è un tuo parente, qual è il suo ruolo nel mondo artistico? Ma tu sei andata a rovistare? Io sono andata a frugare perché Raffaella c'è dappertutto, quando si parla di musica, si parla di spettacolo, sì, mi trovo nel mio mondo, quindi mi piace scuotere un pochettino
pochettino l'anima di chi ho davanti, ti sto facendo scuotere un pochettino l'anima. Vabbè, però mi metto un po' in disagio. Attento al microfono, come mai ti metto a disagio? Perché è Pietro Crea che è mio fratello. Ecco, lo so io. E quindi non dovrei essere io a parlare di lui. Il suo questo mondo artistico, perché mi sa che andate di famiglia, è una cosa genetica la vostra. Può darsi. È così. Sì, comunque mio fratello è uno scrittore che scrive libri, ha scritto anche delle canzoni tra cui appunto quello che mi avevi detto tu. Sì, quello là, Video di Africa. Sì, lui ha scritto il testo. Ah, lui l'ha scritto? Sì, l'ha scritto lui. E io ho composto la musica e poi lui ha fatto anche il video. Bene. Ah, anche quindi prossimamente quello che andremo a vedere è tutto farina, insomma, la maggior parte è tutto di, sì, di tuo fratello. Sì, sì. Io ho scritto la musica, lui ha fatto il video e ha scritto il e testo. E dai, vibriamo un pochettino dentro, ci facciamo scuotere un pochettino e vediamo l'animo, il mondo e la dolcezza che ha Antonio. Il rapporto con tuo fratello com'è? Anche perché comunque è un grande supporto e vi sopportate a vicenda, perché comunque fate su per giù, voglio dire. Ma viviamo su piani diversi, comunque il nostro rapporto è molto bello, cioè è viscerale. Sì, poi come si dice, calcando tutti e due quella forma, chiamiamola tra virgolette, sì, artistica, ci si trova benissimo a parlare, sì, di tante cose. È un rapporto bellissimo che non ha avuto mai inclinazione. Ecco, no, assolutamente, ma per qualsiasi esso sia, quando il fratello... Poi lui è più grande di me, quindi è un po' fratello maggiore. Giustamente, dà dei consigli anche, vero? Esatto, sì, sì. Ascolta, sì, quanti libri lui, perché tu metto che è anche autore, quindi ha scritto anche dei libri? Sì, ha scritto due libri, tre o quattro ce l'ha in cantiere. È da invitare, Pietro, è da invitare, chissà se accetterà. Però nel frattempo, cari amici miei, era giusto parlarne, perché giustamente bisogna dare anche una grande impronta, anche perché il video di Africu è stato fatto con Antonio e Pietro Criaco, sì, giusto? Criaco, sì, sì. Criaco, perdonatemi. E allora andiamo a vederlo, perché poi c'è tanto da parlare su questo video. Prego, regia. Con la nostra banda
mamma usule a luna. È bellissimo anche le immagini. Nel frattempo però voi dovete sapere che noi siamo due chiacchieroni. Antonio, ma io non ti facevo così, sei chiacchierone, io poi sono una che sono comunque... sono riservato, però se sono stimolato... Hai visto? grazie, vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro. Ascolta, questo estro artistico sembra una caratteristica presente nella tua famiglia, infatti abbiamo visto il duo con tuo fratello. Puoi raccontarci un pochettino di più, insomma, qualche aspetto su come ha influenzato la tua carriera in questa maniera, perché la tua è una passione proprio innata. Sì, sono quelle cose che nascono con le persone. O ci nasci, dici tu. Si diventa nel tempo peggio o meglio, però ci sono certi aspetti che uno nasce così, non ha fatto niente per meritare. Cioè. Quanto è importante per te la musica, Antonio? Ma secondo me la musica in natura non esiste, esiste nelle persone. Cioè il vento è un suono, non è un suono, è un rumore. Però se tu metti il vento in un contesto, allora diventa musica. La stessa cosa dici tu, la musica bisogna un attimino crearla, quello che tu capti. Ma la musica la inventa l'uomo, secondo il mio punto di vista. Fa parte dell'uomo. Quanto è riflessivo, Antonio? Perché Antonio, tu mi dai certe risposte che rimango un po' e mi fai pensare di quello che tu dici, anche il fatto del vento, no? E hai fatto un ottimo connubio, perché in effetti è così. Cioè, è un rumore, però se tu ci metti È un fischio. Sì. Però se tu lo inserisci in un contesto, allora sì che diventa musica. In un contesto sonoro, magari, creato dall'uomo. È vero. Che ne so... oppure un filmato, ecco, delle scene, allora lì il suono prende forma, cioè diventa certo. Suono, però in un contesto, cioè come per dire, la musica nasce dall'uomo, almeno è vero, per è come certo. La vedo io, anche se oggi è molto mistificata. Molto, vero? Molto. Quanto, se posso farti una domanda, tu che hai vissuto giustamente la tua età, a quello della musica di una volta, messa adesso la musica di oggi, vedi questi ragazzi un po' particolari, un po' frenetici, un po' che se non vai avanti, se non metti pistola, passa montagna e che no. È stata un po' rovinata un po' la musica, secondo te? Ma secondo me ogni tempo ha le sue leggi. Cioè una volta, per esempio, c'era la musica degli anni 50, no? Poi sono arrivati i complessi, i gruppi, la musica ribelle, i cosiddetti gruppi inglesi, sì. The Purple, e sembrava quello che però oggi a noi ci sembra questa, quella sembrava una musica di un rottura, po', sì, ecco. Eccetera. Quindi ogni periodo ha il suo giusto, dici tu. Ha il suo giusto, nel bene e nel male. Io posso dire che la musica di oggi ha un non lo so, non so dire se è musica o se è rumore. Ci sono anche delle belle canzoni, però c'è un modo di fare, un modo di rapportarla, promuoverla, che magari toglie spazio, diciamo, a quella che è veramente la musica, quella che fa vibrare l'uomo. Però se ci fai caso, allora, i ragazzi di oggi, nonostante il frastuono, la musica, chiamiamola come meglio crediamo,
Però non lo dimenticano le grandi canzoni di Battisti o comunque, che ne so, quella tipo Mano a Mano. O comunque se vai in discoteca, proprio l'altro giorno è andato mio figlio, cioè hanno messo anche la musica rappata, però degli anni, e mio figlio cantava una canzone che io quando ero piccolina la cantavo. Allorché anche io l'ho guardato un po' strano, gli dico: Marco, ma come la sai questa canzone? Dice: no, la cantiamo. E poi mi ha fatto vedere un video. Quindi la musica di una volta non viene mai dimenticata, anzi piuttosto viene rimessa in gioco e rimescolata, però la musica quella vera era proprio gli anni 50, 70, 80, discorso, 90. Ma il discorso che c'è, cioè, da un lato c'è la musica, dall'altro c'è il mercato. Ecco. Allora il mercato in genere tende a veicolizzare tutto quello che si trova nel suo cammino, come la musica, come altre cose. Però la musica, quella che entra in empatia con l'essere umano, quella non ha età, può essere di 20 anni fa, 30 anni fa, eccetera. Il commercio può fare quello che vuole, però quella che rimane, rimane veramente una bella canzone, veramente, quella rimane. Un hit che magari spacca il mondo in quel periodo che esce, dopo un po' no, nessuno parla, ne parla più. È bello. E quindi, cioè, vuol dire che la musica è empatia, soprattutto. Il resto sono delle cose, certo, passeggere, che in quel momento, che il commercio manipola. Infatti, manipola tanto. Posso chiederti se tu hai qualche artista in modo particolare preferito, insomma, che sono influenze musicali tuoi, personali, che... Vabbè, dato la mia età, i cantautori. I cantautori? In primis De André. Ecco. Però, cioè, voglio dire, poi ognuno si evolve a secondo la sua... Però io ho attinto molto ai cantautori di una certa soglia, insomma. Esatto, sì. Quanti anni di carriera di musica che hai, tra compositore, tra cantautore dietro le quinte? Quanti anni su per giù hai di carriera? È da quando sono nato, solo che io, non, come ti dicevo, non sono mai stato un buon promoter di me stesso. Per cui adesso negli ultimi anni ho incominciato a prendere coscienza che magari queste canzoni in qualche maniera devono uscire fuori, se non altro perché ognuno, quando uno fa una cosa, prima o poi la vorrà condividere con qualcun altro, no? È vero, sì. Io questa cosa l'ho sempre bypassata, è vero. Sarà stato un limite. Poi negli anni magari... Però tutto è insegnamento, no? Nel senso, certo, che comunque, certo, non è mai troppo tardi. Ma no, non è la questione di essere troppo tardi. Hai voglia di farlo, ti senti di farlo. Quanti anni hai? Boh, e allora lo fai. Se non hai voglia di farlo, non lo... Prima magari c'era la voglia, però c'era l'incoscienza, cioè la paura, che ne so, oppure il, come si dice, andare a destra e a sinistra, per cui non la prendevi sul serio. Neanche adesso lo prendi sul serio, perché una canzone è sempre una canzone, però magari dedichi un po' più di attenzione anche nel cercare di divulgarla in qualche maniera, anche perché è un messaggio che una volta che tu lo partorisci e se lo metti fuori, poi non è solo tuo, è di tutti. È vero, lo condividi con tutti, con per chi lo vuole ascoltare. Ma perché la musica sostanzialmente poi chi la va a ascoltare, sì, è il vero pubblico, ognuno di noi ci si medesima. Anna, sì. No, io sono fatta così, io quando ascolto la musica. No, Stefano mi ha fatto notare che il comporle, lasciarla nel cassetto era anche un fattore egoistico. Io ci ho riflettuto su questo. E ha ragione. Mi sono accorto che aveva ragione. Vedi, anche se è più piccolo, uno ha sempre da imparare. Certo, certo, non si finisce mai, assolutamente. Anche perché comunque stiamo parlando e cogliamo l'occasione. Salutiamo anche Stefano, mio grandissimo amico. Anche io veramente ho tanta stima in lui. È tutto insegnamento nella vita, chi certo, per una certo. cosa e chi per un'altra. Come diceva uno, mio nonno ha 90 anni e ancora da imparare. È vero. Ascoltami, siamo davvero quasi in chiusura. Guarda, si è volata quest'ora, visto Antonio, tra una chiacchiera e l'altra. Però tra le tante cose che ho saputo, chiediti forte, no dai, ho notato che segui anche una pagina su Facebook chiamata Surinu d'Africo, che pubblica spesso contenuti culturali interessanti. Cosa mi racconti di questo?
ti lascio un po' basito, di la verità. È una pagina come tanti, tante pagine che stanno su Facebook. Sì. È una pagina creata da mia sorella. Ah, vedi, punto dolente. Visto che io ci arrivavo, io ho preso tutta la famiglia, tra Pietro, tra sua sorella, insomma, ho preso tutta la famiglia. Sì. Creata da mia sorella e da mia moglie. Anche? Ah, sì. Vabbè, allora. Però voglio dire, io non c'entro niente. Cioè. Però ti piace vederla? Sì, ma perché... È valida. È una pagina abbastanza intelligente, secondo me, perché... cerca di promuovere quello che è bello, quello che è autentico, quello che è, e di mettere anche possibilmente in relazione artisti vari, oppure promuovere delle situazioni valide, culturali. Degli eventi culturali. Degli eventi, sì. Certo. E questo fa bene in mezzo al marasma di... Però nonostante ciò, vedi, la chiacchiera fa pure bene, perché devi sapere che noi comunque, noi Telemia siamo ovunque. Tu lo conosci bene, dai il contatto in modo tale che così quando facciamo i comunicati o comunque quando dobbiamo portare e mandare qualcuno, volentieri lo facciamo, perché sono degli eventi culturali e che soprattutto dobbiamo assolutamente far vedere il nostro territorio quanto vale. E certo, perché noi abbiamo delle cose bellissime. È vero. E siamo i primi detrattori di questo, cioè i primi che... a volte non, come si dice, non... Non si ha mai una fine, perché è quello, cioè alla fine quando ci sono questi eventi fanno bene. Ma perché ci sono delle cose, che noi abbiamo delle cose che gli altri ci invidiano. È vero. Però siamo i primi a non crederci. È vero, è vero, è vero. O a spostarci su altre storie che non c'entrano niente con le nostre bellezze, diciamo. E allora appunto Surino cerca a suo modo, nel suo piccolo, di far emergere. Vedi che ci tengo, ma lo vogliamo ricordare la pagina come si chiama, così Surino, anche per... Surino d'Africa. Surino d'Africa, esatto. Adesso vi seguirò Surino anche io. Sarebbe. Quel scusami venticello, che non so molto bravo. Ah, il Surino. Quella brezza tipica delle nostre parti. Ok. Che adesso... quando scende, che accarezza la pelle, ti dà. Ti abbraccia, cioè... quella sensazione, esatto, che esatto, qualcuno ti sta accarezzando. Esatto. Io sì. Un po' dico il mio angelo dall'assù che mi guarda, dai, esatto. Mettiamola così. E allora se pensate. Stato bene, Surino d'Africa, come per dire un Surino che va dappertutto nelle nostre contrade. Giusto, bellissimo, mi piace. Antonio, da noi è finito quest'oretta, io volevo ringraziare, grazie di cuore per essere stati insomma con noi e aver condiviso questo momento speciale nel mondo di Antonio, la sua musica. È stato davvero un grande viaggio emozionante attraverso le sue radici calabresi e oltre, arricchendo appunto le nostre vite con la sua straordinaria arte. Antonio, tu sei veramente un artista poliedrico, appassionato, capace appunto di toccare le corde più profonde, quello che hai fatto tu oggi proprio dell'anima con le tue melodie avvolgenti e le tue parole davvero incisive. Il mio augurio non è altro che di continuare a incantare, ispirare il mondo con la tua musica straordinaria. Non so se vuoi salutare qualcuno, così io saluto anche la mia gente a casa. Saluto tutto il pubblico di Telemia. Di Telemia. E poi ovviamente la nostra gente. Saluto a Stefano, casa. A tutti. Tutti gli artisti, diciamo, va. Io invece colgo l'occasione e saluto anche la mia gente a casa, insomma sono contenta che vi tengo un'oretta in compagnia, grazie per averci accompagnato. Ah, saluto anche mia moglie che mi sopporta. Ecco, perché sennò poi vedevi, io ti avevo avvisato, poi fai tu, no dai, è colto tardi ma meno male. Ciao signora, continuate insomma ad apprezzare e sostenere l'arte di Antonio Criaco e di tutti gli artisti che portano bellezza nel mondo. Grazie Antonio. Grazie a voi. E grazie a voi, e come sempre chiudo con mi raccomando. Fate i bravi. Questo programma è presentato da